È stata inaugurata nella navata di Palazzo dell'Emiciclo la mostra, che si terrà dal 21 al 29 giugno, con le opere degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, realizzate in vari anni e con diverse tecniche. Per l'occasione abbiamo avuto modo di intervistare Maria D'Alessio, direttrice dell'Accademia. Il rapporto col Consiglio regionale per noi è importantissimo perché noi abbiamo stipulato da diverso tempo una convenzione che riguarda in modo particolare la scuola di restauro. Questo ha permesso ai nostri studenti di avere la possibilità di lavorare su opere straordinarie come Arcobaleno di Ceroli, un'opera di altissima qualità che è stata restaurata recentemente, e altre opere che sono della collezione del Consiglio regionale, come il Michetti, che è appena rientrato dal laboratorio di restauro, tra l'altro un Michetti di altissima qualità che proprio il restauro ha permesso di far così riesplodere in tutta la sua potenza coloristica, e altri lavori di Mariani. Io ringrazio il Consiglio regionale perché ci ha dato questa opportunità di far conoscere il lavoro degli studenti in questo spazio così importante e significativo. Permette di far conoscere i lavori degli studenti, permette all'Accademia di avere anche se momentaneo, uno spazio in centro, perché l'Accademia deve appunto collegarsi a tutto il territorio della città, deve essere un luogo vivo, vivace, che si rivolge agli studenti ma a tutta la collettività. L'iniziativa, che ha visto la presenza di autorità civili e militari, è volta a incentivare la collaborazione fra il Consiglio regionale dell'Abruzzo e l'ABAC, data la presenza all'interno dell'emiciclo di opere che sono state restaurate dagli studenti stessi dell'Accademia. Fra le altre, spicca il recupero e il restauro dell'arcobaleno di Ceroli, di cui è stata curatrice la docente Gabriella Forcucci. Abbiamo fatto un cantiere scuola che è andato avanti anche per cause Covid più del previsto, per quasi 3 anni, e abbiamo rimosso tutti i depositi atmosferici che comprendevano anche i depositi provenienti dal sisma, perché questa scultura in pratica è crollata durante il sisma del 2009, e quindi abbiamo proceduto con una pulitura e con un consolidamento anche della struttura che aveva perso molti pezzi che ci sono stati consegnati in uno scatolone. Abbiamo provveduto a fare in pratica un grande puzzle 3D e quindi abbiamo ricollocato i vari elementi al giusto posto. Per fortuna c'erano elementi sufficienti per farlo, delle foto di archivio ci hanno molto aiutato per ricostruire tutte quelle parti che andavano ricollocate semplicemente o addirittura ricostruite e aggiunte. Mario Ceroli è un artista che negli anni 70, 80 e 90 ha raggiunto una fama a livello internazionale. All'Aquila abbiamo avuto la fortuna di averlo in Accademia, per l'appunto, proprio nell'Accademia di Belle Arti, proprio negli anni 70, gli anni in cui effettivamente viene realizzata. Noi non conosciamo esattamente la data precisa, ma gli anni in cui ha realizzato.